come ogni giovedì, nei primi 15 minuti andiamo subito a salutare gli amici di Sati, ovvero di Scuola Scienze Aziendali, Tecnologie Industriali, e vado a salutare Massimo Canalicchio, che vediamo anche in collegamento video, ovvero Innovation Coach, Business Designer e Mentor di MIP, ovvero Murata Idea Park. Grazie per essere con noi, Massimo. Grazie a voi, buongiorno. Ma vado a salutare anche Lia Panzer, spero di aver detto bene, startupper e fondatrice di Clip Clappers. Grazie per essere con noi, Lia. Buongiorno, grazie. Sì, sì, decisamente, detto bene. Perfetto. Allora, parto subito da Massimo, Innovation Coach, Business Design Mentor, segue la startup di Murata Idea Park. Allora, ci racconti quelle che sono le sue aree di azioni e quello che è anche il percorso all'interno di questa grande community che è Murata Idea Park. Canalicchio. Il mio ruolo è prima di tutto di mentor, quindi di persona che accompagna le startup nel loro percorso di sviluppo, e mi occupo anche della parte formativa, ecco, di quello che sono dei percorsi che Murata offre a tutte le idee di impresa che vengono selezionate attraverso vari bandi circa due volte all'anno. So che adesso sta presiedendo le lezioni formative per quelle che sono anche le nuove startup preselezionate all'interno appunto dell'ultimo bando indetto da MIP. Cosa va ad insegnare le startup? Allora, la parola insegnare è una parola un po' difficile in questo mondo. Allora, la prima cosa che cerco di far comprendere loro è che può sembrare strano, ma una startup non è un'azienda in senso classico. Una startup si distingue dall'azienda perché cerca di trovare la propria strada e quindi trovare quello che si chiama il proprio modello di business. Invece un'azienda ha un modello di business e lo replica e lo sviluppa e lo migliora. Invece la startup lo deve proprio cercare. Che cosa vuol dire cercare un modello di business? Non tanto realizzare un prodotto, che ovviamente è un servizio che ovviamente serve, quanto scoprire un problema, cercare di risolvere un problema per qualcuno, e un problema che sia rilevante e ancora insoddisfatto. E questo è un punto di vista un po' diverso. Quindi un mercato non è fatto di prodotti, ma è fatto di problemi che le persone o le aziende stanno cercando di risolvere. Questo è il primo passaggio fondamentale, che non è facile da trovare. Non è facile da comprendere, quindi gli start-upper hanno bisogno di essere in qualche modo aiutati con formazione, con strumenti, con molte esercitazioni che facciamo insieme. Non è un'attività frontale quella che facciamo, ma è un'attività di scambio intenso che dà a tutti questi persone, mi auguro, del valore aggiunto che si troveranno a prescindere dal fatto che la loro start-up vada avanti più o meno con successo. E a proposito di startup, vado subito da Lia Panzer, fondatrice di Clip Clappers, questo progetto preselezionato proprio da Murata Idea Park nel corso del suo ultimo bando. Allora, vogliamo proprio entrare in merito. Che cos'è Clip Clappers? Insomma, parlaci di questa idea di impresa innovativa che si è candidata appunto all'interno dell'ultima call di Murata Idea Park. Allora, grazie innanzitutto per avermi invitato a parlare della mia esperienza qua sulle frequenze di Lady Radio. Mi presento brevemente, sono Lia Panzer, sono una designer industriale e tessile e mi sono candidata insieme al mio team all'ultima call di Murata Idea Park con un'idea di impresa che si rivolge ai più piccoli, ai bambini, categoria alla quale nell'ultimo periodo, a mio avviso, non è stata dedicata abbastanza attenzione. Il progetto di Clip Clappers si pone come sfida quella di unire due settori di mercato ad oggi distinti, che sono la moda e il gioco, sempre in chiave sostenibile, e propone dei capi interattivi e personalizzabili. Quindi i valori che vuole portare sono appunto la libertà di espressione e la libertà per i bambini di essere tali. Come sono i capi interattivi? Scusami, Lia. Ancora non si può svelare troppo. Comunque sono dei capi ai quali si possono aggiungere degli accessori per cambiare ogni giorno outfit e quindi avere una felpa trasformabile. Che bello, che bello. Non vediamo l'ora di poterli poi vedere e toccare fisicamente. Qual è il valore aggiunto che questo progetto mette proprio a disposizione del settore del fashion, Lia?
Allora, il valore aggiunto è appunto l'interattività, è il vedere l'indumento come qualcosa con una possibilità di giocare, ecco, non un abbigliamento passivo ma un abbigliamento attivo. E senza dubbio la sostenibilità è un altro valore molto forte che non possiamo non considerare in quanto progettisti, imprenditori, insomma. Voglio proprio dopo entrare in merito con te anche su quello che è il rispetto dell'ambiente. Torno invece da Massimo Canalicchio, ricordiamolo, Innovation Coach, Business Designer e Mentor di MIP. Ma quali sono gli argomenti delle lezioni, Canalicchio? Noi adottiamo quello che in gergo un po' tecnico, con un po' di inglesismo, si chiama il metodo Lean Startup, ovvero la scoperta del mercato. Quindi accompagniamo i nostri startup nel comprendere che prima di tutto un mercato deve contenere un segmento di riferimento, anche se è strano, ma non un grande segmento all'inizio, ma meglio un piccolo segmento ma rilevante dal punto di vista, come dicevo prima, del problema. Poi insegniamo loro come andare a incontrarlo, perché il primo passaggio è parla col mercato e capisci se davvero il mercato ha le esigenze, i problemi, le criticità che te hai immaginato all'inizio, perché l'imprenditore, lo start-upper deve essere un imprenditore scientifico e come gli scienziati fa una teoria, fa degli esperimenti e invalida o valida la propria teoria, e quindi li abituiamo a questa logica e li aiutiamo nei tre passaggi: validare il problema, validare l'offerta verso il mercato e validare la soluzione, cioè l'acquisizione vera e propria del mercato. Questi sono i tre, diciamo, macro filoni, e ora stiamo lavorando sul primo filone, cioè la validazione del problema e del segmento di clientela. Torno da Lia perché io sono curiosa, com'è possibile Lia parlare di produzione rispetto dell'ambiente anche nel settore della moda, e quali possono essere le metodologie che si possono attuare proprio per rispettare il nostro ambiente e l'essere così sostenibili? Allora, il primo passo per parlare di sostenibilità in ambito moda è partire dal presupposto che si tratta di un concetto relativo. Non possiamo parlare di sostenibilità in termini assoluti, perché dal momento in cui produciamo qualcosa abbiamo per forza un impatto sull'ambiente, e ogni manufatto richiede dei processi produttivi e delle filiere distanti. La responsabilità dei progettisti, degli stilisti e degli imprenditori in questi termini sta nello sforzo di minimizzare sempre questo impatto e quindi di portare anche ad un cambiamento delle abitudini di consumo, che è un po' il concetto base dell'innovazione. Quindi ci si può appoggiare a delle certificazioni, ma ogni caso, diciamo, ogni filiera va studiata in modo dettagliato e in modo specifico, ecco, per quello che si va a produrre. Attualmente quali sono le lezioni che state seguendo in quello che è anche il vostro percorso di pre-incubazione all'interno di Murata Idea Park, Lia? Allora, come diceva Massimo, le lezioni che stiamo seguendo al Murata Idea Park affrontano vari temi, alcuni che sono più conosciuti, altri totalmente nuovi, con un approccio quasi scientifico. Allora, siamo partiti, diciamo, dal definire quello che è l'innovazione, da come si diffonde, da quali sono i segmenti di mercato, quali sono i suoi problemi, molti argomenti che andremo ad affrontare nelle prossime lezioni. Sono stata molto piacevolmente colpita dalla competenza, dalla capacità di analisi di Massimo Canalicchio, che non ama farsi chiamare professore, che riesce sia a essere teorico ma anche e soprattutto applicativo, e penso sia questa appunto la forza di questo percorso. Riesce appunto a dedicare il tempo equamente a ogni progetto e i suoi suggerimenti sono sempre costruttivi. Non nascondo che guardare, diciamo, il mio progetto da punti di vista nuovi e inusuali sia inizialmente un po' destabilizzante, ma del resto credo che sia una formazione preziosissima per capire effettivamente se valga la pena di investire energie e risorse in un progetto di innovazione.
E allora, visto che c'è stato così un giudizio, se mi passate il termine, sull'operato di Massimo Canalicchio, vado proprio dal professore, anche se non vuole farsi chiamare così, ma Canalicchio, all'interno di BIP ha seguito molte start-up. Quindi le chiedevo qualche esempio. A questo punto mi viene da domandarle cosa pensa di Clip Clappers. No, non mi posso esprimere su un singolo progetto. Penso che l'IA è molto attiva e molto partecipe, che il loro progetto ha bisogno di scoprire bene chi è il primo soggetto al quale proporre. Ovviamente ci sono i bambini, ma ci sono i genitori, e quindi interagire, capire bene quali sono le esigenze dei genitori, quale tipo di genitori. Quando parliamo di segmento, parliamo di un gruppo omogeneo di persone che si distingue dagli altri, quindi tutti i genitori in qualche modo potrebbero acquisire il loro prodotto innovativo, ma da quali partire? E quindi questo è il primo sforzo, è comprendere appunto la sessione che avremo domani sarà di verifica sul tema delle interviste. Quindi noi non facciamo indagini di mercato, noi facciamo interviste, non facciamo ricerche di mercato, ma facciamo indagini di mercato, proprio come degli investigatori. L'IA si trasformerà in un'investigatrice e andrà a investigare davvero come i genitori scelgono i capi, perché li scelgono, quali caratteristiche vogliono, cosa li rende insoddisfatto il come loro scelgono il loro capo oggi. E su questo è il punto di partenza, è veramente le fondamenta basiche per costruire sopra un qualcosa che davvero stia in piedi, perché se no, altrimenti, come accade spesso nei progetti di innovazione, si pensa di costruire un grande edificio, ma poi senza fondamenta l'edificio in poco tempo va giù. E quindi gli cerchiamo di dare le fondamenta, e loro hanno, diciamo, un buon punto di partenza su cui lavorare. Siamo in ritardissimo. L'ultimissima domanda, Lia: quali sono gli aspetti per i quali avete più bisogno di Murata Idea Park? Lia, potere della sintesi. Sì, allora, formazione, network, mentorship, e proprio diciamo che la parola stessa, pre-incubatore, rende esattamente l'idea del motivo per cui abbiamo bisogno di Murata Idea Park e di tutti i partner che partecipano al progetto. Grazie davvero a Lia Panzer, fondatrice di Clip Clappers, grazie all'innovation coach, business designer mentor di MIP, Massimo Canalicchio, e permettetemi di salutare e ringraziare sempre per il suo lavoro Niccolò Ghinassi di Sati Murata Idea Park, che ci dà naturalmente tutte le dritte per affrontare gli argomenti proposti da Sati. È tutto l'appuntamento con gli amici di Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali e per giovedì prossimo, noi tra pochissimo di nuovo insieme.